Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere gli esercizi sull'integrale del logaritmo. Integrale e derivate sono due argomenti strettamente connessi, quindi se non sei ancora molto pratico delle derivate, ti consiglio di guardare la mia playlist derivate di funzione, vedrai che poi risolvere gli esercizi sugli integrali sarà una passeggiata. Questo perché l'integrale di una funzione è uguale a un'altra funzione, la cosiddetta primitiva, che ha una caratteristica molto semplice. Tale funzione è proprio la derivata della funzione che ho dentro l'integrale. Vediamo subito un esercizio. Quindi qui ho 7 fratto x e quindi secondo questa formula l'integrale non è altro che 7, lo ricopio, è ln di x. Mi raccomando, il più c sempre alla fine. A questo punto andiamo a complicare un po' più l'esercizio andando a vedere l'integrale della funzione composta. Ormai lo so, siete pratici se avete visto anche gli altri video sugli integrali e come potete vedere in questo caso io non ho più 1 su x ma f' di x fratto f di x. In questo caso la primitiva non è più ln di x ma è ln di f di x. Andiamo a vedere subito un esercizio. Il primo termine è una funzione fratta. Tutte le volte che avete un integrale con la funzione fratta dovete andare a vedere se al numeratore c'è la derivata del denominatore. La derivata di x alla quarta è 4, lo porto davanti, abbasso di grado, quindi 4x alla terza. Il primo termine c'è. La derivata di questo è 2, lo porto davanti, che moltiplicato per 8 fa 16 e abbassato di un grado fa x. Quindi sì, ho esattamente questa situazione. Al numeratore la derivata prima e al denominatore la funzione. Quindi questo integrale qui non è altro che ln della funzione al denominatore. Secondo termine, di nuovo ho una funzione fratta, quindi mi chiedo, ho al numeratore la derivata del denominatore? La derivata di 2 e alla x è 2 alla x e la derivata di 4x è 4. Vi ho scritto qui in rosso, in piccolino, la derivata del denominatore. Come potete vedere, al numeratore qui mi manca un 2 e qui mi manca un 4, quindi dovrei moltiplicare tutto questo per 2. Se fosse così andrebbe bene, ma siccome il 2 non c'è, lo aggiungo io e devo ricordarmi di toglierlo, quindi lo tolgo qui davanti. Quindi ho moltiplicato per 2 in modo tale che così venisse e quindi divido per 2, cioè moltiplico per un mezzo. A questo punto sono in questa situazione, quindi l'un mezzo lo ricopio e poi scrivo il logaritmo naturale del denominatore. L'ultimo termine, ho una funzione fratta. Prima domanda, ho al numeratore la derivata del denominatore? La derivata di x meno 10 è 1, quindi questa volta la risposta è no. Tuttavia, quando avete una funzione fratta in cui il grado del numeratore è uguale al grado del denominatore, quindi in questo caso il grado è 1 sia sopra che sotto, vi invito a riscrivere questo integrale in maniera più intelligente. Ovvero, al denominatore ho ricopiato x meno 10, mentre sopra ho riscritto esattamente x meno 10, cioè lo stesso denominatore. Tuttavia, meno 10 sopra non ce l'avevo, quindi l'ho tolto e l'ho aggiunto. Così facendo, meno 10 più 10 fa 0 e quindi mi ritorna esattamente la funzione di partenza. A questo punto, perché scriverlo così è stato più furbo, perché se lo spezzetto, quindi il numeratore l'ho diviso in due parti, x meno 10 l'ho scritto qui fratto x meno 10 e il 10 l'ho isolato, l'ho scritto da solo. A questo punto, come potete vedere, questo e questo si semplifica e quindi rimane 1. Quanto fa l'integrale di 1? Fa x. Mentre qua ho una funzione fratta di nuovo, mi chiedo, ho al numeratore la derivata del denominatore? Sì, perché la derivata di x fa 1. Quindi il 10 lo scrivo semplicemente davanti, quindi sarà 10 ln della funzione. Ora tocca a te. Questi sono gli esercizi che ti ho preparato per allenarti. Fai una gara con un tuo amico o una tua amica. Impostate il cronometro a 5 minuti e cercate di fare più esercizi possibili. Chi vince dei due? Allora, com'è andata? Quanti esercizi sei riuscito a fare in 5 minuti? Scrivimi in chat e fammelo sapere. Iscriviti al mio canale per non perderti i nuovi video e ricorda che se stai studiando per un compito in classe puoi utilizzare le mie playlist per andare a vedere i video specifici dell'argomento che ti interessa. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Io sarò la tua coach e ti allenerò negli esercizi per prepararti ogni volta a dare sempre di più. Ci vediamo al prossimo video.